ricchezza nei fondali di Pietraligure. Beh sì, hai detto bene, una ricchezza. Siamo abituati a vivere il turismo come, soprattutto quando è legato al mare, come ombrellone, come bambino che gioca sulla sabbia. Noi vogliamo invece far capire al piccolo turista che esiste anche qualcosa di diverso, ulteriore alla sabbia. Esiste un mare fantastico. E questa attività, questa rassegna portata avanti insieme alla Servizi Ambientali, che ringrazio per la collaborazione, il contributo, l'impegno, e dall'Associazione Salto nel Blu, ci consente di far vivere al mini turista una nuova emozione legata a un mare, alla scoperta di un fondale strepitoso, davvero bello. Invito tutti a scoprire un fondale che è pochissimo conosciuto, ma è davvero eccezionale. E consente appunto di vivere un'esperienza diversa. Abbiamo come amministrazione voluto puntare in modo particolare su quella che è il futuro dei nostri bambini. Abbiamo puntato come edilizia scolastica, quindi sono stati molti gli interventi fatti in questi 2 anni in materia di edilizia scolastica, e anche sul turismo e la cultura vogliamo che i bambini la vivano da protagonisti. Quindi questa rassegna, che è la Blue Adventures, quindi Outdoor Experience, vuole proprio essere questo. Portare il bambino e il mini turista a scoprire un lato diverso e nuovo di questo fantastico territorio, proprio nell'anno in cui tutto il territorio di Pietraligure sarà allacciato al depuratore. Quindi è un passaggio importante, storico, che vogliamo festeggiare in questo modo.